ha vendicato il teatro, che io sono per le vendette dolci, perché io le vendette per uccidere, ma insomma come l'altra, vendico mia madre, come nel piccolo Marcias, non avendo filmati, perché allora i filmati non c'erano, e parlano di Carmelo Bene, non avevamo i soldi per fare filmati, lui ha preso tutte le foto del teatro e le ha portate, quegli applausi sotto, ha fatto un lavoro che se andate a vedere mi fa piacere, no, non è che ci sia solo il teatro, ci sono dei grandi compagni di compagni in questo film, da Ferreri, vabbè non c'è più, ma comunque c'è lui come ricordo, ma comunque dai Fratelli Italiani, da Paolo Sorrentino, da Tornatore, da Nanni Moretti, da Bellocchio. Bellocchio non è male, hai chiamato Bellocchio, non so bene Bellocchio, sarebbe contento di questo lapsus. E dunque Riccardo Milani, a cui sono molto grata, perché ho fatto con lui Tutti pazzi per amore, e soprattutto ho fatto Io non sei ballando e cantando. Dunque è anche un film documentario allegro, perché tutte queste personalità sono state così gentili attraverso di me, ma anche con Peter Manchef, comunque non ci parla di quello, mi piacerebbe che l'andaste a vedere, c'è poco tempo, mi rendo conto, sarò veloce a farlo. Grazie, allora, grazie a te, grazie a Piera, e adesso ci gustiamo campagna. Io ho scelto prima questo La cuoca di Molière, perché si sta avvicinando l'ora di cena e così torno nell'ambiente della cucina, comunque del cibo. Molière usava leggere alla sua cuoca le proprie commedie appena scritte per vedere che impressione facessero su una mente semplice, e qui niente di strano, perché si sa che il giudizio dei competenti sulle opere letterarie è sempre viziato, partigiano, insomma non genuino. Ottimo dunque l'espediente di Molière, anzi ora che ci penso, io non so se fosse solo Molière a regolarsi così, e se non facessero la stessa cosa anche Balzac, Sartù, molti altri. Io l'ho sentito dire di parecchi, pare che quasi tutti gli scrittori francesi usassero leggere le loro opere alle cuoche. Non vi dico con quanta gioia delle cuoche stesse. Quelli che non potevano permettersi il lusso di una cuoca o che mangiavano in trattoria, quando avevano finito di leggere una commedia, andavano in casa di amici e, permettete che vada un momento in cucina, bazzicavano gli uffici di collocamento e lì davano lettura ad alta voce alle numerose cuoche ivi stazionanti in attesa di essere ingaggiate. Ma questo non ha importanza. Quello che interessa qui è Molière, il quale teneva la cuoca al solo scopo di leggerle i copioni. Naturalmente gli occorrevano sempre cuoche illetterate, altrimenti non sarebbero servite allo scopo, e lì infatti non si preoccupava che sapessero cucinare un buon pasticcio o i tingoli prelibati. L'essenziale era che fossero ignoranti. Pubblicava annunci sui giornali: cercasi cuoca, digiuna, lettere. Naturalmente, dopo le prime letture, era costretto a cambiare la cuoca, perché questa finiva sempre per acquisire una certa competenza in materia. E dunque il suo giudizio non aveva più nessun valore, per ragione per cui in casa di Molière c'era sempre un gran via vai di cuoche e un continuo cambiare di cucina. Non vi dico come ne risentisse lo stomaco del famoso commediografo. Quante volte in casa sua si mangiava la roba scotta, si restava addirittura digiuni, perché Molière, appena finito un nuovo lavoro, chiamava la cuoca e: Teresina, che c'è? Vieni qui, ho da leggerti un dramma in 5 atti, ma io ho la pentola sul fuoco, non mi interessa, e vieni qui ti dico. Sbuffando, la cuoca andava nello studio, Molière chiudeva la porta a chiave e si metteva a leggere atto primo,
cioè la prima da poca, pensava la pentola con l'ore, stava sulle spine, ma il padrone non sentiva ragioni, fuori tutta la famiglia strepitava, ma qui non si mangia, oggi, figuriamoci, diceva la moglie, si è messo a leggere 5 atti diversi a quella cantina, oggi non si va a tavola. Se la cuoca restava impassibile, Molière dava alle fiamme il manoscritto. Insomma, voglio dire che quasi tutti conoscono questa abitudine di Molière, ma pochi sanno che anche Kant aveva usato lo stesso sistema. E quando aveva finito un nuovo lavoro, chiamava la cuoca e non si deve identificare la distinzione sapere puro e sapere empirico con la distinzione senso ed intelletto. L'empiricità è bensì portata dal senso nell'intelletto, ma questa empiricità intellettiva non è tutto il senso, ma quanto vi è di empirico nel senso stesso, già che è anche un sapere sensibile puro. A volte la cuoca diceva, no, non ho capito l'ultima parola. Allora Kant rileggeva tutto da capo, leggendo osservava la fisionomia della cuoca. Se questa aveva un aspetto di approvazione, Kant pubblicava, altrimenti buttava tutto. Come oscuro cronista, per divenire poi il critico, lo scrittore, l'umorista che tutti conosciamo. Mi trovavo al giornale quando scoppiò l'incendio di Palazzo Colena. Chiamai l'usciere, D'Artagnan. L'usciere non si chiama D'Artagnan, ma semplicemente Pippetto. Il fatto è che, essendo usciere di un giornale, ha pensato bene di adottare uno pseudonimo. D'Artagnan, chiamate il resocontista degli incendi. Non c'è, eccellenza. Non mi è mai riuscito di abituare il mio chef a non darmi il titolo di eccellenza, così come non mi è mai riuscito di abituare gli altri a darmelo. Allora, chiamate il redattore specializzato nelle questioni riguardanti i pompieri. È malato, accidenti. Chiamate il cronista detto reparto fiamme e fumo. Non c'è. Come non c'è? Non esiste. Ma insomma, chi c'è in redazione? Il cronista mondano. Alla buon'ora! Fatelo venire qui. Un minuto dopo entrava il cronista mondano in frac. Presto, vada a fare il resoconto dell'incendio di Palazzo Colena. Io sono... Sono il resocontista mondano, non c'è ma che tenga, non ho altri da mandare, vada, veda, prenda appunti, spenda un diffuso resoconto. Ma io non saprei da che parte cominciare, ma scriva quello che vede, insomma non ha gli occhi, presto, prenda un tassi, corra. E dov'è l'invito? Ma quale invito? L'invito per assistere all'incendio, ma non ci vuole l'invito, vada. L'indomani il cronista mondano andò, appariva sul giornale il seguente resoconto: l'avvenimento di stanotte a Palazzo Folena, barbaglio di luci e di splendori, indimenticabile turbinio di nudità femminili, ecco lo spettacolo che la vita mondana offre di quando in quando allo stanco monocolo
del disincantato Coniglio. Ieri sera, nei sontuosi saloni di Palazzo Poleda, si è svolto un grande, un indimenticabile incendio a cui hanno partecipato tutti gli inquilini. Notato tra gli intervenuti il corpo dei gonfieri o Branco Blé, qualche nome a caso, Pacchierotti Ettore, Pellacchia Pasquale, Papparella Venanzio, detto Eopompa. La contessa Polida indossava uno splendido paio di scarpe da uomo e un occhialetto ne copriva le forme scultoree, mentre il conte in corrette pantofole, con becca e mutande a ripide celesti allacciate alla caviglia, indossava un'inabbondabile giacca del nipotino, dodicenne, molti decolleté, moltissime le pantofole. L'incendio si protrasse animatissimo fino all'alba, ora in cui i pompieri e gli altri intervenuti presero commiato, portando seco e in perituro il ricordo del bello spettacolo che, ne siamo certi, la tradizionale cortesia dei conti Polena vorrà ripetere ancora per la gioia dei loro amici.